Capitan Ruggeri consegna i tre punti al Vasto Girardi nell'atteso confronto al Filippo di Tella contro l'Avezzano. Per gli Alto Molisani un consistente balzo in avanti per la salvezza diretta. I gialloblu di Tommaso Coletti raggiungono a 38 punti i laziali del team Nuova Florida e guardano con fiducia gli ultimi quattro impegni di campionato. L'incontro inizia con circa 30 minuti di ritardo per difficoltà nel viaggio da parte degli ospiti. A dirigere il fischietto la barese Cristiana Laraspata. La rete che decide l'incontro è firmata dal suo principale conduttiero Ruggeri, che stende Coco dopo 35 giri di lancette dell'orologio. Nella ripresa l'Avezzano proverà ad alzare i ritmi, ma la retroguardia locale si farà trovare pronta a sbarrare la strada dinanzi al portiere Petriccione. Improvvisamente però l'attenzione viene richiamata sugli spalti. Un tifoso in gradinata accusa un forte malore al petto e in ambulanza viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove però perde la vita. Dopo lo shock al rientro in campo, i molisani stringono i denti e portano a casa un successo casalingo che mancava dalla 26esima giornata al cospetto della Vastese. Dopo la Pasqua, domenica 16, il Vasto Girardi tornerà a calpestare il Di Tella contro il Senigallia, attuale seconda del raggruppamento F. Per i marsigani di mister Scorsini, al contrario, è non irresistibile confronto casalingo con il Tolentino.